The Dream, Karim, tripletta, Benzema, ragazzi, ben ritrovati sul nostro canale YouTube. Vi ricordo di iscrivervi qui, qualsiasi squadra voi tifiate, di lasciare un bel like qui sotto. Karim Benzema, ragazzi, 34 anni, giocatore straordinario, con la sua tripletta ha steso il Chelsea a Stamford Bridge in Champions League. Ricordiamo che il gol in trasferta non vale doppio, ma ha messo la firma davvero importante, una tripla firma, seconda tripletta consecutiva dopo quella con il PSG. Pensate che in Champions lui ha fatto 8 partite quest'anno e 11 reti. Pensate che ha fatto 36 partite stagionali, compresa la Coppa del Re e la Liga, con 37 gol, quindi ha fatto più gol che partite. Davvero partita straordinaria del giocatore, che si candida, perché no, anche al prossimo Pallone d'Oro. Vedremo che percorso farà il Real Madrid, ma sicuramente sta impressionando a 34 anni, numero 9 più forte in circolazione. Chelsea sicuramente deludente, che aveva accorciato le distanze al 40esimo con Havertz. È entrato poi Lukaku, che sembra davvero un giocatore, un corpo estraneo al Chelsea, ha sbagliato un gol clamoroso di testa davanti al portiere con la palla che è finita fuori. Dunque Carletto Ancelotti va a sbancare Londra, in tribuna tra le altre cose, tra gli altri anche Antonio Conte, e non ipoteca ancora il passaggio del turno, ma ci mette sicuramente una buona parte, anche perché, ripeto, al ritorno il Chelsea dovesse vincere, che ne so, 2-0, porterebbe poi il tutto ai supplementari, non essendoci più la regola dei gol che valgono doppio in trasferta. In questo senso Ancelotti e Real Madrid sicuramente si mangiano le mani. Eliminato il PSG, e grande prova anche a Londra. Poi nella seconda parte il Real si è difeso anche bene, a parte appunto qualche occasione, su tutte quella di Lukaku, uomo mercato, vuole tornare in Italia. Oggi abbiamo parlato della sua possibile ritorno in Serie A, vuole tornare all'Inter. Di fatto lì sembra aver finito il suo tempo già sul nascere, giocatore irriconoscibile che ha sbagliato un gol clamoroso. Oggi l'uomo copertina è Karim Benzema, tripletta, e davvero un giocatore che non finisce mai di stupire. Pensando un po' anche al passato, non ci fosse stato Ronaldo, per il quale lui spesso ha giocato, avrebbe già vinto forse 3 palloni d'oro. Karim Benzema è grande, il grandissimo, numero 9 migliore in circolazione, che secondo me quest'anno si può vincere il pallone d'oro, secondo me sarebbe meritatissimo. Premio la carriera, una stagione fin qui esaltante, con, ripeto, 37 gol in 36 partite. Scrivetemi qui sotto che cosa ne pensate, lasciate un bel like, iscrivetevi numerosissimi sul logo Ello, qualsiasi squadra voi tifiate, mi raccomando. Karim The Dream Benzema, spettacolare, ciao ragazzi.